Chiesa, che è una santa cattolica e apostolica, ci aiuta in questo giorno ad alzare il capo verso il cielo per contemplare quella che è la sorte a cui tutti noi siamo chiamati in virtù del battesimo, quella di condividere la stessa santità di Dio. L'augurio e l'invito per ciascuno di noi questa domenica è quello di sentire il desiderio di questa patria del cielo. E questo cammino è abitato dalla misericordia di Dio. Per incamminarci verso la santità siamo chiamati anzitutto a riconoscerci peccatori e bisognosi della sua infinita misericordia. Confesso a Dio e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli più santi e voi fratelli, di pregare la benedizione di Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastare la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Signore mio Dio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendo le candide nel sangue dell'agnello. Parola di Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore la terra è quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti, e lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge a Dio? Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha
questa speranza in lui unifica se stesso, com'è e come. Parola di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, accennavo all'inizio della celebrazione che siamo invitati in questa solennità di tutti i santi, anche la commemorazione dei fedeli defunti che celebreremo domani, a fissare il nostro sguardo sulle cose di lassù, per riprendere un'espressione di San Paolo. E oggi in modo particolare la Chiesa ci fa celebrare, come abbiamo detto all'inizio nella colletta, in un'unica festa la gioia, la gloria e i meriti di tutti i santi. Chi sono questi santi che celebriamo oggi? Anzitutto Dio, che è il Santo per eccellenza, che partecipa alla sua santità a coloro che aderiscono alla sua volontà. E in questa moltitudine di santi ci sono sicuramente la Vergine Maria, i santi canonizzati, quelli che si ritrovano nel calendario liturgico, il nostro santuario, nostri San Pio da Pietrelcina, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, e ciascuno può pensare ai santi della propria devozione. Ma accanto a questi c'è anche quella moltitudine immensa di cui ci ha parlato San Giovanni nel brano dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato con la prima lettura, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Sono i santi anonimi, i santi che non riempiono le pagine dei libri di storia, ma sono i santi che riempiono il cuore di Dio. Possono essere i nostri nonni, i nostri amici, i nostri parenti. Possono essere bambini innocenti, anziani dimenticati, persone che nella loro vita però hanno aderito alla volontà di Dio e che solo Dio conosce. Santi è la Chiesa celeste. Sappiamo che la Chiesa è il popolo di Dio che cammina nella storia, la Chiesa pellegrina, siamo noi, ma questa Chiesa pellegrina di battezzati in cammino in questo mondo è unita intimamente attorno a Cristo vivente con la comunità celeste. Quelli che già godono della presenza di Dio, i santi. E insieme a loro c'è anche la Chiesa che si sta purificando, quella che si chiama la Chiesa purgante, che sta purificando se stessa per entrare, per essere ammessa alla presenza di Dio quando Dio vorrà. E questi vi ricorderete in modo particolare domani. Chi poi ha deciso di allontanarsi da Dio per sempre? Quelli che noi diciamo che sarà l'inferno, non possiamo dire di nessuno che sia l'inferno, sono quelle anime, quelle persone che hanno rifiutato Dio. Non sappiamo, possiamo dire chi è in paradiso, perché la Chiesa ha canonizzato alcune persone, canonizzate ci dice quelle anime sono in paradiso. Non possiamo sapere chi è in purificazione, quindi le preghiere non sono mai sprecate. Preghiamo, Dio sa a chi indirizzare queste preghiere. Né possiamo dire chi è che si è allontanato definitivamente da Dio. Vi dico una cosa, non lo possiamo dire neanche di Giuda, quindi ci vuole molta attenzione su questo. Una cosa è certa, che la dannazione esiste, perché la libertà dell'uomo è profondamente rispettata da Dio. Dio ci vuole salvare con la nostra adesione. Come dice Sant'Agostino, colui che vi ha creati senza di voi non vi vuole salvare senza di voi. Cioè siamo noi con la nostra vita, con la nostra libertà ad aderire e volere santità, la salvezza. Per cui c'è anche la possibilità di non volere, di rifiutare, e questo è l'inferno, la lontananza e la dannazione eterna. Ma parliamo di cose belle. Oggi siamo invitati alla santità. Tutti noi, perché battezzati, siamo santi per vocazione, santi perché già siamo entrati nella vita di Cristo. Ma questa santità deve raggiungere la sua pienezza con l'adesione quotidiana alla volontà di Dio. E allora tutta la nostra
un cammino di santità. La santità non è un concetto statico, non è una nicchia, una statua. La santità è una vita che aderisce passo dopo passo alla volontà di Dio. E Dio va a guardare soprattutto i nostri piccoli passi in questo cammino della santità. Nessuno può dirsi, diciamo, alieno da questa chiamata alla santità. Tutti lo siamo: il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i fedeli laici, gli sposati, i singoli, chi lavora nella finanza, chi è professore, chi fa i servizi più umili di cui l'estate, tutti siamo chiamati alla santità. E la santità si gioca proprio nella adesione quotidiana al Vangelo. Quanto più noi siamo in grado di dire sì a questa chiamata di Dio, a portare il Vangelo nel singolo contesto dove Dio ci ha posto, tanto più contribuiamo a rendere il volto della Chiesa più bello. Papa Francesco 2 anni fa ha scritto un documento molto bello, si intitola Gaudete et Exultate. Ha preso l'espressione proprio dall'ultima parte del Vangelo di oggi: rallegratevi ed esultate. E in questo documento sulla santità lui si chiede ad un certo punto: che cos'è la santità? La santità, risponde, è il volto più bello della Chiesa. Quando noi investiamo sulla bellezza interiore più che su quella esteriore, contribuiamo a rendere più bello il volto della Chiesa. La Chiesa, sappiamo, è la comunità viva. Allora, quanto più la Chiesa è bella, santificata da questa adesione a Cristo, tanto più altri vengono attratti da questa bellezza di Gesù Cristo, da questa bellezza della comunità cristiana. Ma in questo ciascuno di noi non si può tirare indietro. Si richiede un impegno personale, un'adesione personale. E allora oggi dovremmo chiederci, per esempio, adesione: qual è il desiderio più grande della mia vita come cristiano? Qualcuno potrebbe rispondere: guadagnare 1 milione di euro. Qualcun altro potrebbe rispondere: stare sulle prime pagine dei giornali. Qualcun altro potrebbe dire: avere la salute, vedere i figli realizzati. Tutte cose belle, però attenzione: quello a cui siamo chiamati perché battezzati è la santità. E la santità non coincide con l'affermazione in questo modo. Lo dicevo prima. Stare nella presenza di Dio, stare con Lui per sempre, nel suo amore, nella sua gloria. Nell'Antico Testamento Dio viene descritto come il Santo. La parola ebraica per indicare santità significa separazione. Quindi nell'Antico Testamento c'era questa idea del Santo. Chi è il Santo? Dio è il Santo. E siccome è Santo, è separato da tutti. Per cui ciò che è santo deve essere distante da ciò che è profano, e ciò che è profano non può toccare ciò che è santo, altrimenti non è gloria che è in fuoco. Gesù Cristo è venuto a stravolgere questa idea di santità. La santità del Nuovo Testamento, la santità di Cristo, è una santità che non ha paura di sporcarsi le mani con gli altri. È una santità che diventa compassione, coinvolgimento, diventa prossimità, vicinanza. Sapete qual è, secondo me, la pagina del Vangelo che meglio indica la santità cristiana? È una pagina che conoscete tutti. Capitolo 10 di Luca, la parabola del buon samaritano. Quest'uomo samaritano che non ha paura di sporcarsi le mani, al contrario del sacerdote e delle vite, di fronte all'uomo incappato nei peccati. A volte noi leggiamo questa parabola dicendo: bene, anche noi dobbiamo fare così, dobbiamo fare cose buone con il prossimo. Bene, ma il significato profondo di questa parabola è cristologico, cioè è Gesù Cristo il buon samaritano. È Lui che prende su di sé l'umanità ferita, si fa nostro prossimo, si sporca le mani con noi. Si è sporcato così tanto le mani con noi che ci ha rimesso le penne, per esempio.
amore che è arrivato a così grande offerta di sé da dare la sua vita per noi. Quindi a questo punto l'idea di santità dell'Antico Testamento può essere compatibile con Cristo? Evidentemente no, Gesù l'ha portata a compimento questa idea di santità. L'idea di santità del Nuovo Testamento è l'idea delle beatitudini. E l'idea delle beatitudini è la biografia di Gesù Cristo. Chi è il povero in spirito? Chi è che è nel pianto inconsolato? Chi è il mite? Chi è che ha fame e sete della giustizia? Chi è che è misericordioso? Operatore di pace, puro di cuore? Sono tutti atteggiamenti di Cristo. Dire che le beatitudini sono la prima biografia di Gesù. Leggendo le beatitudini si vede il ritratto di Cristo, e nel ritratto di Cristo è il ritratto del cristiano. Vi invito oggi, in questa settimana, a riprendere questo testo delle beatitudini per sentire qual è l'attitudine, l'atteggiamento che più ci attira, più ci spinge. Se pensassimo di viverle tutte in una volta, sarebbe questa, come dicevo prima, il cristianesimo fatto di piccoli passi nella santità. Se noi scegliessimo una di queste beatitudini e dicessimo: da oggi in poi io mi impegnerò a vivere, naturalmente non può essere solo frutto del nostro sforzo umano il cammino di santità, altrimenti non avremmo bisogno di stare qua. Perché abbiamo bisogno di partecipare alle Eucaristie, ascoltare la parola di Dio, ricevere i sacramenti, la riconciliazione, le Eucaristie? Perché abbiamo bisogno di una forza che ci viene dall'alto. La santità cristiana, per esempio, non è un'idea. Non basta sapere cose di Dio per essere santo. Né è un insieme di azioni fini a se stesse. Non basta recitare 50 rosari al giorno per essere santo. Né dare tutti i propri soldi ai poveri per essere santo. Lo dice San Paolo. Se anche dessi tutte le ricchezze che ho, ma non avessi la carità, sarei come un pezzo di legno che suona, un vuoto. Allora abbiamo bisogno di questo rapporto con Cristo. È Gesù Cristo la carità, è Gesù Cristo l'amore, che ci arriva attraverso la parola, attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera, il contatto con Lui, ci dona la vita divina in noi, la grazia santificante, che ci fa camminare in questa vita cristiana. Per giungere alla pienezza dell'amore, l'eroicità dell'amore, questa è la santità. Amare Dio e amare il prossimo come Lui ha fatto, come Gesù Cristo ha fatto. E non è una questione moralistica. Ci leggiamo una paginetta e impariamo a fare questo. Dobbiamo stare con Lui per attingere questa forza di essere santi. E Lui fa il resto. Chiediamo al Signore in questo primo novembre che svegli in noi questo desiderio della santità, la vera santità cristiana, che è pienezza dell'amore, che è capacità di coinvolgersi con gli altri, di mettersi al servizio degli altri, come Cristo ha fatto e fa con noi. Sia lodato Gesù. Dio nostro Padre, che ci inviti per celebrare oggi in un solo giorno la festa di tutti i santi, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato nei santi la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che nei santi ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Amen. Amen.